E porta Sant'Andrea a portare a casa la vittoria nella prova generale della giostra del Saracino dedicata a Vittorio Farzetti, capitano plurivittorioso del quartiere di Porta Crucifera. Un 4 di Leonardo Ottavanti e un 5 di Matteo Bruni, l'unico della serata, regalano la vittoria al quartiere biancoverde. Matteo poi è un ragazzo serissimo che non si è mai tirato indietro rispetto al lavoro, agli impegni. Ed è una persona che oramai fa parte di noi, del nostro DNA, per cui noi abbiamo a cuore lui e lui sicuramente ha a cuore il quartiere. Nella serata delle riserve aveva aperto la piazza Porta del Foro, che con Matteo Vitellozzi aveva marcato un 4. Stesso punteggio per il primo giostratore di Porta Crucifera, Filippo Vannozzi. Era finito invece sul 3 il tiro di Elia Pineschi per Porta Santo Spirito, mentre Tavanti aveva chiuso la prima serie di carriere marcando un 4 per Porta Sant'Andrea. Bene, molto bene, perché comunque vengo da una settimana difficile, son contento di essere riuscito a mettere in piazza quello che abbiamo fatto. Nelle seconde carriere Porta del Foro con Niccolò Scarpini aveva marcato un altro 4, Porta Crucifera invece con Niccolò Nassi non era andato oltre il 2. Stessa sorte per la Colombina con Elia Taverni. La piazza è poi esplosa dopo il bel 5 di Matteo Bruni, che quindi con 9 punti ha conferito la vittoria ai colori biancoverdi. Partita chiusa, però la vittoria è di tutti, non solo mia, e sono contento. E niente, che dire, grande emozione, mi mancava la vittoria da un bel po' di tempo e sono contento perché comunque è la prima vittoria del mio collega. Hai l'unico 5 della serata. Sì, l'unico 5, oggi tanto... Se si vuole vincere dobbiamo fare centro. La dedichiamo sicuramente al mio babbo che mi vede da lassù e alla mia ragazza che comunque tutto l'anno mi supporta e mi sopporta, la famiglia, a tutti quanti, al quartiere, allo staff, all'allenatore, al capitano, a tutti.